divide i lionesi laddove i due fiumi che attraversano la città, il Rodano e la Saona, si riuniscono. È il museo della Confluence, Confluenza appunto, un progetto sul quale si lavorava dal 1999, che tra ritardi e costi lievitati si conclude con l'apertura al pubblico questo weekend. Sono tanti gli ammiratori quanto i detrattori della struttura futuristica pensata dalla cooperativa austriaca Himmelblau. È arrivato il grande giorno finalmente. Sì, questo momento ci rende orgogliosi di tutto il lavoro che abbiamo fatto, perché è un progetto follemente bello. Il Museo della Confluence eredita le collezioni del Museo di Lione, chiuso al pubblico da luglio 2007. Ma non solo, oltre 2 milioni di oggetti nei suoi spazi, senza contare quelli che ospiteranno mostre temporanee. All'interno è magico, si procede passo dopo passo con una luce speciale che crea l'atmosfera. È veramente magico, riempie gli occhi. Gioiello dal conto salato, secondo la fondazione IFRAP, 350 milioni di euro. Al di là delle polemiche finanziarie e architettoniche, alla fine il Museo della Confluence ha aperto i battenti a Lione. Un forte simbolo per la città, un museo del XXI secolo nel quale si mischiano argomenti ed epoche. Frédéric Ponsard per Euronews.